Stop improvviso per uno dei finalisti dopo Amici 23. Che cosa è successo e di chi si tratta? Tutto quello che sappiamo. Amici 23 è terminato da solo un giorno. Eppure si continua a parlare della finale che ha fatto emozionare tanti telespettatori. Naturalmente, come spesso accade, non potevano mancare le critiche per la vittoria. Alla fine c'è sempre chi preferisce un concorrente ad un altro, ma ricordiamo che stavolta è stato proprio il pubblico da casa a votare interamente il suo preferito. Uno dei finalisti è costretto allo stop improvviso, ma di chi si tratta? Stiamo parlando della ballerina Marisol, che è costretta a fermarsi per un periodo di tempo dopo la finale del talent show di Maria De Filippi. La giovane ha avuto le sue belle soddisfazioni, nonostante non abbia vinto l'intero programma. Ad alzare la coppa del talent è stata la cantante Sara, allieva di Lorella Cuccarini. Per Marisol, allieva di Alessandra Celentano, è arrivata la coppa del circuito ballo. Questo vuol dire, infatti, che ha ottenuto la vittoria tra tutti i ballerini, battendo anche il suo compagno di squadra, Dustin. Una gran bella soddisfazione, dunque, che però avrà un seguito abbastanza doloroso. Ecco tutto quello che sta succedendo. Amici 23, Marisol costretta a fermarsi dopo la finale. Che cos'è successo alla ballerina? La ballerina ha rivelato di avere ancora qualche problema di salute che riguarda prevalentemente il suo ginocchio. Nel corso delle ultime puntate, infatti, i telespettatori avranno notato che ha usato spesso una ginocchiera per attutire i colpi ballando. Aveva avuto un problema durante il suo percorso ad Amici, ma a quanto pare non si è assolutamente risolto, anzi. La bravissima artista ha rivelato che il suo ginocchio non sta ancora bene e che ha ancora molto dolore. La situazione è molto particolare e per questo motivo è costretta a un periodo di stop subito dopo la finale. Ha parlato di un periodo di pausa da utilizzare proprio per curarlo. Inoltre Marisol ha tenuto a ribadire che, per il momento, non sa ancora quanto tempo ci vorrà o sarà comunque necessario, ma spera di non stare ferma per molto tempo e di tornare a ballare rapidamente e ancora meglio di prima. Ancora ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata dicendo che, molto probabilmente, dovrà anche fare un intervento. Insomma, una situazione piuttosto particolare e delicata che sicuramente non fermerà la giovane ballerina che intanto ha mostrato di voler combattere contro tutto e tutti pur di ottenere il successo nell'ambito dei suoi sogni. Non solo, ha mostrato di essere anche una brava amica per Sara. Quando quest'ultima ha ottenuto la vittoria, non ha potuto fare a meno di festeggiare e piangere con lei, facendole vedere tutto il suo sostegno e la sua gioia per un momento così bello. Non possiamo che sperare che Marisol si riprenda il prima possibile dal brutto infortunio e che torni presto a ballare.